Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se non avete visto la reaction, mi raccomando, nelle schede trovate tutto. Se non avete visto il vlog post partita, nelle schede... Ciao Stefano, come stai? Ciao a tutti, sto bene stasera, il mio collo... Ha già dato? Ha già dato bene. Ha già dato ieri nella partita... No, perché... oggi è ieri! Sì. Napoli-Milan 1-3, l'abbiamo detto nella live reaction, l'abbiamo detto nel vlog post partita, un risultato abbastanza insolito. Tu avevi pronosticato un pareggio, io avevo pronosticato addirittura una sconfitta, ma sono contento di sbagliare in queste situazioni. Diamo i voti, sei pronto? Pronto, prontissimo. Pronto, butto giù. Metto giù. Allora, fenomeno napoletano. Gigio Donnarumma ha subito un gol dove poteva farci ben poco, è stato decisivo, a tratti anche devastante, io direi 7 pieno. Io gli darei anche 7 e mezzo, perché ha fatto con la parata su Mertens, che secondo me è difficilissima, perché la palla era angolatissima e gli rimbalza davanti, quindi la nota di merito per un intervento che secondo me è difficilissimo. Poi è stato altrettanto bravo su Petagna dopo, però il paratone è quello su Mertens. Sì, non solo belle parate, ma in momenti decisivi. Dani, ma non è sempre decisivo? No, secondo me non sempre. Faccio le domande e risposte da solo. Anticipo le domande di chi sta guardando questo video. Dani, ma non sono sempre... No, perché sullo 0-0 ha un peso specifico, sul 3-0 ha un altro peso specifico, su Petagna non vorrei dire una cagata, ma era il possibile 2-2. Quindi non smentirmi, sai che non mi ricordo ma sì, anche forse perché 2-1, forse sarebbe stato 2-1, vabbè, comunque no, il significato, il senso si è capito. Scrivetelo nei commenti se ho ragione io o ha ragione Steve, visto che è così arrogante nel dire ma no, era il 2-1, vabbè, ma no, per creare un po' di pepe nel Teo Hernandez, creare una polemica che non esiste. Prego. No, Teo Hernandez, facciamo uno tu, uno io. Ma io Teo Hernandez do un bel 7, perché secondo me stasera non ha sbagliato nulla, è stato il Teo Hernandez perfetto che ci ricordavamo, e che forse da un bel po' di uscite non vedevamo più così preciso, e stasera oltretutto è stato bravo anche in fase difensiva, dove di solito pecca un po' di più, oltre a ripartire soprattutto nel secondo tempo, ha fatto parecchie ripartenze, una ha fatto espellere anche Bakayoko, e poi ricordiamo anche l'assist spettacolare sul gol di Ibra, quindi per me è un 7 pieno. Sono d'accordo anch'io sul 7, forse in effetti Gigio un po', mi ero dimenticato la parata, vabbè, comunque non voglio rimangiare il voto di 7 anche per me, ha fatto sia tante chiusure difensive, spesso magari quando andava avanti c'era il contropiede del Napoli, sappiamo che il Napoli quando gioca in contropiede è devastante, e lui era lì che galoppava per recuperare palla, e quindi sinceramente penso che il 7 sia strameritato, a maggior ragione che ha procurato anche il secondo giallo per Bakayoko, ma in linea di massimo ho visto un Teo propositivo sia avanti che dietro. In maniera furba il giallo, come dicevamo, perché secondo me l'ha proprio furbo cercato. Furbo lui, molto furbo. Romagnoli in crescita sicuramente. Io gli do un 6 e mezzo, anche perché avevo un po' di attenuanti, che l'attacco del Napoli è funambolesco. Ti chiedo scusa se mi azzardo a dare degli aggettivi anche ogni tanto. mi vuoi rubare il mestiere? Però comunque lui invece, diciamo che è un giocatore che non fa dell'abilità il suo punto forte, un po' più arcigno, meccanico, eccetera. Nonostante tutto, secondo me, è tenuto abbastanza bene, quindi 6 e mezzo meritato, in netta crescita. Concordo sul 6 e mezzo. Per me il Milan in generale a livello difensivo ha fatto una partita molto solida stasera, perché il Napoli è una squadra fortissima e l'ha dimostrato anche stasera, perché nonostante noi fossimo solidi comunque sono riusciti a costruirsi delle palle gol, e penso che... Scusa. Prego, prego. Pensa che hai messo... Cosa? Hai messo in pausa qualcosa? No. Ah, vabbè. Non mi senti? No, sentivo bip bip. Comunque stavo pensando a delle bestemmie e sono auto bippate. Ah. Non ti preoccupare, nuova tecnologia. Ah, vedo che sei avanti quest'anno, tra scenografie e tutto, assolutamente.
No, comunque secondo me è, comunque essendo il centrale, uno dei due centrali del Milan, è uno degli artefici ovviamente della nostra solidità di difesa di stasera, quindi sei e mezzo confermato anche per me. Ok, Kier. Kier, io ti direi un 7 Kier, 6 e mezzo 7, perché poi forse non vedo tanta differenza con Romagnoli stasera, però comunque sempre puntuale, il Kier che conosciamo, gli do solo il mezzo punto in più perché era contro il Napoli e ha dimostrato ancora una volta di dare grande sicurezza. Anzi no, ti dico la verità, posso abbassare? Peccato, perché volevo abbassartelo io, per quel motivo che stai per dire. Lo abbasso perché mi sono ricordato adesso il gol che si è divorato all'inizio della partita. E ora gli metti 4. No, ci sta, 6 e mezzo anch'io, nel senso che secondo me in linea di massima mi dà sempre quella sicurezza in più rispetto a Romagnoli, e quindi ci stava anche dargli un 7, un 7 meno, però quel gol che poteva costarci caro, cioè nel senso non è un attaccante per carità, però da lì, anche se sei il magazziniere del Milan, devi buttarla dentro. Sì, diciamo che l'ha proprio colpita male, ci sta. Errori assolutamente che ci stanno, però insomma, ci sta, così come ci sta tu che sbagli, ci sta che noi ti diamo il mezzo punto in meno. Esattamente. Poi Davidinho Calabria. Prego. Vai tu? No, prima tu. Tocca a me? Sì. 7. Ah, però. Per me però. Sì, assolutamente. Ma io vedi che alcuni mi dicono te la prendi con un giocatore, poi ne parli sempre male. No, l'anno scorso lo insultavo, quest'anno è un altro giocatore. Pur avendo sempre, come dicevamo anche nel vlog, dei mezzi tecnici magari non eccelsi, riesce comunque a quest'anno, attraverso proprio una presenza in campo diversa, una mentalità diversa, a essere decisivo. Oggi lo dicevamo anche prima, insomma, aveva Insigne dalla sua parte, aveva una situazione non facile, eppure ha difeso egregiamente, ripartito, sempre attento, pochissime sbavature, e io lo voglio premiare, magari sarebbe anche da 6 e mezzo, gli do 7 perché è giusto premiare un Calabria che è un altro giocatore. È giusto così, oserei dire, giusto così. È giusto così, è giusto così. No, sono d'accordo con te, gli do 7 anch'io, anch'io credo che in realtà sia da 6 e mezzo, però insomma è bene dargli mezzo voto in più. Perché, insomma, come nei tuffi, no? Ci sono modi e modi di tuffarsi, poi c'è sempre il coefficiente di difficoltà. Ecco, nel suo caso il coefficiente di difficoltà era molto alto, visto che dalla sua parte c'era Insigne. Ti è piaciuta questa metafora? Mi piace questa metafora, l'hai preparata da giorni, no, che ci pensi. Improvvisata. Pausa nazionale, tu l'hai passata. No, improvvisata, perché appunto a proposito di pausa nazionali, Insigne è stratosferico di suo sempre, sta giocando benissimo, in nazionale ha giocato ancora meglio, quindi secondo me merita davvero un gran bel voto Calabria, nonostante non abbia fatto una partita devastante, però no, già il fatto di averlo tenuto un po' a bada è tanta roba. Se non sbaglio non gli ha mai concesso il classico tira giro che fa sempre Insigne 4 volte a partita, eh? È vero. Ma secondo me il voto deve essere rapportato anche al giocatore, cioè al coefficiente, anche di difficoltà, come dicevo io. Certo, assolutamente. Sia da quello che al giocatore. È ovvio che Calabria è un giocatore di un tipo, Teo Hernandez di un altro, quindi sì, ma i voti sono anche in base appunto alle aspettative che abbiamo su quel giocatore, cioè sembra che lo stiamo demolendo, quindi Calabria, no, cioè, basta, no. Non parliamone più, bravissimo. Cambiamo Bennacer, parliamo di Bennacer. Parto io. Bennacer, ragazzi, io gli do 7 e mezzo, perché nelle occasioni più rognose, quelle dove dici ecco cazzo ora gliela passano e tirano, lui era lì a lottare come un animale, riesce sempre, assumendosi delle responsabilità importanti, ad uscire palla al piede, sempre la giocata giusta, tocca un'infinità di palloni, e oggi è stato secondo me devastante, quando c'è e quando non c'è si sente come. No, ma assolutamente Bennacer per me 7 è la chiave di questo Milan. Cioè è una delle chiavi, ma è veramente un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale, poi giocando a due lì davanti alla difesa è pazzesco, esce sempre con questi dribbling, con questa rapidità incredibile, e poi fino al 95esimo comunque lo vedevi correre come un pazzo, andare a recuperare gli avversari, ha fatto un partitone anche stasera. Il compagno di Marende, Frank Kessié. Frank Kessié... Stasera
Ma io gli darei un 6 e mezzo. Non ricordo, cioè, secondo me 6 e mezzo perché comunque è stato puntuale nelle chiusure, ha fatto sentire la sua presenza fisica. Mi ricordo una bella chiusura su Insigne che stava ripartendo lui col corpo, è andato a chiuderlo. Peraltro lì era già ammonito e se l'è Era rischiata già ammonito ed è tantissimo. stato molto bravo a non Sì. fare fallo ma a utilizzare intelligentemente il corpo. Non ricordo cose che episodi particolari, però comunque è una presenza importante. Ricordo la caduta a terra perché gli girava la testa. Sì. E vabbè, però insomma, dai. Sono d'accordo con te, anch'io 6,5, secondo me è il solito Frenkessie. E mi sono spaventato molto quando l'ho vista a terra perché pensavo fosse una roba muscolare. Lì veramente, se con Ibra ho perso 3 anni, con lui ne avrò persi altri 2. E unica sbavatura è quando ha perso palla nel gol del Napoli. Però, come dicevamo, molto, molto, molto probabilmente c'era un fallo. Quindi, se c'è il Eh fallo, sì, non c'è l'errore. esatto. Però bravo, bravo Franco. Passiamo ai tre registi. Partiamo da destra verso sinistra con Salemino Salemakers. Sono un po' indeciso, perché mi dispiace magari dare un'insufficienza oggi che comunque abbiamo battuto il Napoli fuori casa, cioè di base anche lui ha avuto i suoi meriti, però ti dico, personalmente io darei anche un 5 e mezzo, potrebbe essere anche un 6, però tecnicamente secondo me spesso ha sbagliato delle giocate che potevano essere anche importanti. Ci sono serate magari dove ti vanno bene, serate dove ti va meno bene, ha comunque corso tanto, è sempre molto generoso, su questo non si può dire nulla, anche in fase di copertura lui stava sulla fascia, anche lui Insigne, però boh, secondo me tecnicamente spesso ha sbagliato, c'era una palla che poteva dare a Ibra, ha provato a tirare, l'ha sparata al terzo anello, tutto sommato ci può stare un 5 e mezzo così per tenerlo sull'attenti. Allora, sono d'accordo con te. Forse una delle prestazioni, non dico più brutte perché è esagerato, più opache, usiamo un aggettivo un po' più generoso, meno catastrofico. Impreciso, direi. Sì, più impreciso, forse ha corso tanto, ma forse un po' più a vuoto rispetto al solito. Ha sbagliato qualche passaggio, anche apparentemente banale. Ha sbagliato un po' di scelte, tipo nel primo tempo ricordo quando poteva darla di Ibra, appunto, e poi ha tirato, in un altro è stato meno preciso, quindi generoso, ma è stato generoso nel modo sbagliato, quindi oggi una partita Vero, un po' vero. sottotono per lui. Vero. Passiamo a Calhanoglu. Calhanoglu, parto io. Ti dico Vai. che primo tempo un po' in ombra, dove forse spesso quando gioco un po' in ombra, diciamo, ha fatto tanto lavoro sporco. Invece questa volta non mi sento di dargli questa attenuante. Secondo me ha fatto semplicemente un primo tempo un po' al di sotto delle aspettative. Nel secondo tempo, secondo me, ha fatto più lavoro sporco rispetto al primo. Nel primo mi è sembrato un po' assente, mentre nel secondo tempo, anche se non è entrato, cioè non ha fatto delle giocate clamorose, però ad esempio ricordo l'imbucata che ha dato a Rebic, che ha portato poi al secondo gol. È stato molto bravo lì a dargli quella palla verticale. Quindi nel secondo tempo si è ripreso e quindi gli do un non lo so, non mi sento di dargli 6,5, gli do 6 più. Io do 6, volevo dare 6 mentre già parlavi, ce l'avevo in mente, perché secondo me tutto sommato è una prestazione un po' da 5 e E qui mezzo. rientra un po' il discorso che dicevi tu anche sulle aspettative del giocatore, che qui sono Stavo ovviamente per più dire alte. questo, perché è ovvio che è sempre un po' rapportato a quello che ti aspetti da lui. Sicuramente è un momento in cui non è in formissima, probabilmente anche fisicamente è un po' più stanco di prima. Quindi riesce magari a fare un po' meno la differenza rispetto ad altre occasioni. Detto questo, non è che ha giocato male, però si è visto un po' poco. Poi è Sì. vero che ha dato quella palla in profondità a Rebic, non difficilissima, perché No, il no, Napoli no, era molto assolutamente, no, no. scoperto e doveva dargliela, gliela data. Lì è stato bravo anche Rebic Però a sai cos'è? smarcarsi. Magari il Salemino Però, Salemakers ti sbaglia anche quell'appoggio, quello. certo, ma infatti L'ha io anche ti dico dosata per me. bene con la forza, eccetera. Sono Esatto, per me era da 5 e mezzo la prestazione più o meno, perché d'accordo. Primo un po' tempo sì. impalpabile,
con quel passaggio per me 6. Non avesse fatto quel passaggio gli avrei dato 6, invece quel passaggio lì 6 più. Sei più. Passiamo adesso a Zlatan Ibrahimovic. Prego, è capitato a te. Zlatan Ibrahimovic. No, Rebic, scusami. Come? Prima Rebic. Rebic? Sì. Allora, Rebic... Rebic gli do 6 e mezzo. Cavolo, è difficile dare voti oggi, è un po' più complicato del solito, mi sembra. No, è difficile perché allora Rebic ha fatto una giocata pazzesca, secondo me, sul secondo gol di Ibra. Sì. Cioè lì ha fatto, tra il dribbling e la palla che gli ha messo, cioè la palla che gli ha messo per me era difficilissima, perché Ibra era dietro tipo 2 difensori, se non mi sbaglio, e gliel'ha messa proprio giusta a scavalcare a giro, a scavalcare la difesa. Quindi secondo me lì ha fatto una giocata veramente ottima. Però a parte quella giocata lì, ricordo tanti tentativi, tante scorribande che però non sono andate più di tanto a buon fine. Sì. Però diciamo che quella giocata lì è talmente bella che sì, secondo me gli vale 6 e mezzo. Se no probabilmente, boh, non l'ho notato tantissimo, ad essere sincero, per quello che ricordo. Tanto bella adesso, quanto utile, nel senso che non è stata una giocata, esatto, fine a se stesso. Ci ha portato il secondo gol che... insomma, ci ha tranquillizzato per un po' di tempo. Allora, gli do 6 e mezzo anch'io, perché secondo me anche lui nel primo tempo non ha fatto benissimo. L'ho visto un po' sottotono come Çalhanoğlu. Forse un po' più in evidenza di Çalhanoğlu, ma come dici tu, mentre Çalhanoğlu non si è visto proprio, lui si è visto, ma era sempre un po' confusionario. Nel secondo, sì, tempo, così come a Çalhanoğlu, sono passato da un ipotetico 5 e mezzo a un 6 più, perché comunque 6 che ha giocato bene più per il passaggio, a lui do 6 e mezzo perché ha fatto la stessa cosa, ma il passaggio era molto più complicato ed è stato anche, esatto, utile per l'assist, quindi voglio premiarlo un po' di più con 6 e mezzo, nella speranza di rivedere il prima possibile quel Rebic devastante che riesce a buttarti, certo, la palla dentro, me... a 2 all'ora, rivoglio vedere, esatto, un gol brutto di Rebic, non vedo l'ora. Esatto, quei gol di stinco brutti, prendendola male. Il bello, il bello, no, che lui non fa gol distinto, di stinco, che esatto, è una variante. È una variante alla Rebic. Lui si allena così, allena lo stinco. No, però secondo me sono quegli episodi che poi che ti aiutano anche a ritrovare un po' quella condizione. Poi lui si vede che non è ancora brillante come lo era l'anno scorso, sì, però questa giocata, per dire, che ha fatto su Ivo, secondo me sono quelle che ti caricano, ti aiutano poi a... Anche perché, come dicevi tu, era veramente complicato dargli quel passaggio, visto che Ibra era molto coperto. Esatto. Ricordiamo che Ibra, se l'è dovuta vedere, qui voglio il voto, anzi tocca a me darlo, un voto ad Ibra che, ricordiamocelo, aveva appresso un portento come Manolas ed un camion come Koulibaly. Quindi non era facile. Ibra è devastante fisicamente, ma insomma i difensori del Napoli, centrali del Napoli, non mi sembrano tanto da meno. E io gli do, vabbè, voglio dargli un voto, mi verrebbe a dire 10, però un voto obiettivo penso che sia 8. 8 pieno, perché il Milan è stato cinico, se è stato cinico praticamente è grazie ad Ibra, che ci ha fatto quei 2 gol al momento giusto, proprio a far male al Napoli anche psicologicamente. Primo gol meraviglioso, Teo per carità gli ha dato una bella palla, ma mentre sul secondo gol è stato molto più importante l'assist di Rebic, che gliel'ha messa proprio sulla coscia e lui l'ha spinta dentro, il cross di Rebic forse era un po' più corto, è stato bravo Ibra a tagliare, ad anticipare uno come Koulibaly, Teo, sì, e a metterla sul secondo di Teo, scusami, cosa che ho detto io? Rebic. Ah, scusa, no, il primo di Teo, che in realtà era un po' più corta, quindi è stato bravo lui a tagliare, ad anticipare Koulibaly e a metterla sul palo più lontano. Quindi per me 8 strameritato. No, concordo, perché... Anche tu 8? Lui è sempre quel voto in più, perché oltre a essere l'uomo squadra, vedi comunque tutti quei palloni che riesce a tenere su, quelle lotte che fa. Poi, soprattutto sul primo gol... sembra banale, ma banale non è, cioè quelli, la maggior parte degli attaccanti in Piontek, io me lo immagino che si fa anticipare da Koulibaly. Sì, e sì, sì, la, sì, differenza, sì, sta sul fatto che noi un cross abbiamo fatto e su quel cross ha tagliato e ha anticipato lui Koulibaly, e la differenza sta lì, e dici poco, cioè non è
cioè in corsa e poi la piazzata nell'angolino, cioè ragazzi. No, no, davvero un gol, quindi 8 anche tu? Sì, ok, parliamo adesso dei giocatori che sono subentrati dalla panchina. Vabbè, Krunic gli diamo senza voto, ovviamente, che è entrato all'87esimo. Samu Castiglieco è entrato al posto di Salemakers. Tocca a te dare il voto. Io gli darei un 6 perché comunque, allora, è vero che c'è stata un'azione dove forse si è anche un po' mangiato quel gol, che poi però non è più che esserselo mangiato lui, era più Colombo forse. Sì, diciamo che lui era più coperto rispetto a Colombo. Sì, lui ha avuto la terza ribattuta dove non aveva più neanche questo grande spazio. Però comunque ho apprezzato il fatto che sia entrato con grinta, comunque ha vinto parecchi contrasti anche con Insigne, mi sembra, sulla fascia comunque ha giocato duro, ha fatto anche un fallaccio evitabile, diciamo, però comunque è entrato con grinta, cosa che da lui non sempre abbiamo visto, quindi il 6 per quel motivo. Sì, grinta e Castiglieco sulla stessa frase non l'avrei mai detto, eppure, no, neanch'io. Nonostante quelle gambine, nonostante gli manchi un po' di pressa ogni volta. Ma perché la frase, invece le parole Castiglieco e contrasto, non avresti mai messo la stessa frase? E quindi guarda, però non mi sento di dargli un voto più alto, gli do 6 anch'io, nel senso che ci sta, ci, no, no, se volevo dargli 6 più, ma non ce la faccio, nel senso va, no, bene, così, sei, va bene così, va bene così, non strafiamo, strafacciamo, vabbè, lasciamo stare, quindi no, va benissimo secondo me, come cazzo gli dici? Stramaccioni? Ok, l'altro che è entrato dopo è il signor John Spitterhoog. Oh. Vabbè, io un 7 glielo do, perché comunque, ma sì, perché no, 7 no, gli do, no, un 7, nonostante il gol, no, nonostante il gol gli do, no, gli do un 6 e mezzo. No, gli do un 7 meno, ho deciso, 7 meno. No, ve lo dico, sono davvero indeciso, 7 meno perché voglio togliergli qualcosina, perché nell'azione prima magari forse poteva provare la conclusione, poteva essere più cattivo, invece magari ha cincischiato un attimo, poi l'ha passata a Colombo che poteva fare sicuramente meglio, però lui do 7 meno perché comunque ha trovato il gol, atteggiamento giusto, propositivo anche lui, e ci ha dato il gol della tranquillità, della serenità. Appena segnato ho visto proprio la vena di Steve svuotarsi e rassicurarsi, era rossa ed è, esatto, diventata rosa, è stato un passaggio, esatto, sì, un passaggio, esatto, cromatico bellissimo, non so cosa bellissimo ne pensi tu. Meglio dell'arcobaleno. No, guarda, io ti dico, gli do il 7, gli do il 7, ma perché? Beh, fondamentalmente senza il gol sarebbe stata una prestazione da 6. Il gol però, secondo me, in quel momento ad ammazzare la partita, e poi comunque se l'è abbastanza inventato, nel senso che sembrava essersi chiuso, poi ha fatto quel doppio passo, è riuscito a superare in velocità, se non sbaglio, Manolas, e a metterla comunque dall'altra parte, quindi non è un gol così facile, cioè un gol che ha cercato, sì. Tecnicamente sembrava quasi essersi chiuso, come dicevamo in cronaca esatto, durante la reaction, invece ha avuto il guizzo che magari un giocatore, per dire, lì un Castiglieco, io quel guizzo non mi immagino che ce l'abbia, mi piace dirlo. Mi piace che facevo sempre i paragoni con Samu. No, beh, poi mi spiace dire questo, però poi magari Oge si rivelerà più o meno lo stesso tipo di giocatore, però in quel caso ha avuto un guizzo che gli ha dato qualcosa in più, cioè un gol che comunque si è cercato e si è trovato da solo. È quello che mi aspettavo da lui anche in occasione dell'azione prima, quando l'ha passata. È vero, vorrei che si prendessero più responsabilità a provare a tirare in porta e a puntare all'avversario, perché secondo me hanno le qualità per farlo, uno come Oge, certo, secondo vero, me ha delle vero qualità. Quindi, però secondo me in quell'occasione lì lui in realtà è stato un po', forse poteva essere più rapido, cioè se voleva tirare in porta doveva farlo di prima, sì, l'ha stoppata, il difensore gli ha chiuso il destro, ha perso l'attimo, e quindi, esatto, lui se avesse provato lì a tirare secondo me avrebbe tirato addosso al difensore, quindi tutto sommato è stato anche freddo nel dire ok, la passo, poi lì Colombo comunque aveva un calcio di rigore in movimento, quindi sì, non era neanche così sbagliato dargliela, no? Quindi è per questo motivo che tutto sommato. A proposito di Colombo, che voto gli dai? Ma Colombo io... Vabbè, io un meno mi sento di darglielo a quel 6. 5 e mezzo forse un po' esagerato, però
No, tu puoi dargli 5 e mezzo, si vede dalla faccia. Io do 5 e mezzo. Ci sta, ci sta, ci sta. D'altronde ha sbagliato un gol comunque abbastanza, che tu dici, diciamo, poteva facile. Chiudere la partita e... poteva chiudere la partita, quindi un gol pesante. Poi tutto sommato ha lottato, si è impegnato, però non è riuscito mai a tenere su la palla, ha provato ad andare via in velocità con Koulibaly, si è fatto rimontare male, cioè male, comunque si è fatto rimontare. Non l'ho mai visto una volta riuscire a vincere un duello, ma non per colpa sua, lui si impegna, però secondo me è un po' acerbo, quindi mi servono anche queste partite per crescere. La voglia, assolutamente sì. Va bene Stefano, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti. Vuoi ricordare il tuo sì. nome Instagram? Il mio Instagram, I am Steve Red, come io sono Steve Red. Ok. Io soy Steve Red. No, no, in inglese semplice. Ah no, pensavo in spagnolo, Diciamolo giusto. No, vabbè, chiedo scusa. Grazie mille Stefano, alla prossima. Grazie a voi. Ciao belli, a tutti. Ciao. Fare il fenomeno.